porgo la saluto vengono sulla figura di discorso degli organizzatori, il Centro Internazionale di Studi di Gisturzo, l'Università di Palermo. Questo non è un momento in cui noi commemoriamo il Gisturzo, non per aver compreso questo, noi dobbiamo imparare, siamo qui per imparare qualcosa da Sturzo, diciamo prima anche con il professor Luccione, che giustamente non è, diciamo, Sturzo sacerdote, Sturzo uomo cultura, Sturzo politico, uomo politico nel senso più alto del termine, ma è Don Luigi Sturzo, con tutto quello che rappresenta, con tutto quello che ha rappresentato, con tutto quello che continua a dire ancora oggi, a 50 anni dalla sua morte. Ecco, quindi saluto a tutti i partecipanti a questo momento di studio e di approfondimento. Il tema lo conoscete già, dall'idea al fatto, l'impegno delle coscienze per moralizzare la società moderna. Si parla di impegno, si parla di moralizzazione. Speriamo di non essere citati per danni da qualcuno, perché quantomeno per essere tracciati per profissi, no, pensiamo ancora che queste due parole, questi due sostantivi, impegno e moralizzazione, forse oggi più che mai, veramente richiedono un'attenzione particolare da parte di tutti, non solo da parte di chi è chiamato ad amministrare e gestire la cosa pubblica, ma anche di tutti quanti noi che siamo in qualche modo comunque corresponsabili e coinvolti sia nel bene che nel male in quelle che sono le scelte politiche di chi governa. Ecco, adesso la parola a Don Mario Sorce, che ci porta il saluto di Monsignor Vitero, vicario generale neonominato della diocesi di Agrigento. Don Mario, il saluto, prego. In genere saluto per me stesso, ogni tanto saluto anche per qualcun altro. Don Maggiore si scusa perché un impegno pastorale mi ha permesso di essere presente qui. Dando il grazie per aver scelto questo tema, che non è soltanto attuale, che non è soltanto un auspicio, ma credo che possa essere considerato di grande urgenza pastorale e culturale. Se dovessimo dire qualche cosa a proposito della necessità della Chiesa, della comunità ecclesiale in genere, o di qualunque maestro che è chiamato a formare le coscienze, quello della eticità o della moralizzazione del nostro mondo diventa forse quello che Papa Benedetto, sin dall'inizio del suo mandato pietrino, ma anche come potremmo dire vicario di Papa Giovanni Paolo II per la dottrina della fede, ha da sempre fatto. Il male più grande di questo mondo è quello che Papa Benedetto più volte ha sottolineato, e cioè il relativismo etico o morale, relativismo che si traduce spesso da parte di alcune associazioni culturali nella possibilità di poter rappresentare come della stessa valenza dei valori universali e irrinunciabili che la dottrina sociale della Chiesa presenta come quei principi universalmente riconosciuti, quale la dignità dell'uomo, bene comune, quello della solidarietà, della sussidiarietà, al pari livello di altri che non umanizzano l'uomo, la persona, ma lo devorano nella sua dignità. Quindi poi guardare all'opera che Don Sturzo ha cercato con il suo modo di essere e pensare quando Don Sturzo c'è oggi nella dottrina sociale della Chiesa, potremmo dire che è stato per un verso andesignano, per l'altro profetico, e c'è ancora tanto Don Sturzo che deve essere scoperto. Certamente troveremo molta presenza delle opere sturziane nella prossima enciclica di Papa Benedetto, proprio perché è anche uno stimatore del nostro Don Sturzo. Io vi ringrazio per avere veramente scelto questo tema e volevo concludere
citazione che è quella della prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 16. Siate pronti sempre a dare ragione della speranza che è in voi, sapendo che per Paolo questa speranza si chiama certezza, Cristo morto e risorto. Per noi uomini di Dio e della Chiesa, tutti, non soltanto noi chierici, noi presbiteri, ma tutti, anche laici impegnati, siamo chiamati a riscoprire di più il senso e il dovere dell'essere maestri autentici. Paolo VI invitava ad essere più testimoni e non maestri. Credo che oggi questo mondo, con i suoi mali, abbia la necessità di riscoprire l'autenticità dei suoi maestri, o comunque dei maestri che testimoniano in maniera autentica. Grazie. Grazie, onorevole suocero. L'ho detto prima, ma si occupa anni della consulta pastorale diocesana per i problemi sociali, la cultura, quindi è il suo campo, si occupa della dottrina sociale della Chiesa. E adesso il saluto del professore Gaetano Cani, che si occupa all'interno della giunta provinciale dell'assessorato alla pubblica istruzione. Buonasera a tutti. Io ho accettato con grande piacere l'invito a partecipare a questa bellissima manifestazione e porto intanto il saluto personale e dell'intera amministrazione provinciale. Noi come amministrazione in questa fase siamo spesso accusati di non sostenere a dovere le varie manifestazioni che ci sono nella nostra provincia, sono tantissime, tutte di alto livello. Purtroppo dobbiamo fare i conti anche il nostro bilancio, ed ecco il tema di oggi che parla proprio di moralizzazione, e anche questo va poi messo in pratica quando bisogna anche razionalizzare la spesa anche alla luce delle nostre finanze. Quindi spesso non possiamo essere presenti in qualche manifestazione, seppure è degna di sostegno, e quindi magari ci si attacca anche politicamente. Comunque, a parte questo, ti dico oggi sono felice che come provincia abbiamo voluto patrocinare ed essere presenti, perché riteniamo questa una manifestazione appunto di altissimo livello, e soprattutto io voglio parlare di lo struzzo, poi ci saranno illustri studiosi che lo faranno molto meglio di me, ma dico che sicuramente è un tema importantissimo, attualissimo, e che anzi assumiamo un impegno responsabile e decisi di portare un convegno di questo genere all'interno delle scuole, per sensibilizzare soprattutto e far conoscere meglio la figura di Don Sturzo ai giovani, perché poi sono il tema, dicevo, attualissimo. Proprio questi giorni leggevo un articolo di Carlo Sorge in cui sottolineava l'esigenza di ridare un'anima alla politica, e poi è questo il tema, perché una politica senza anima, diceva, e condivido in pieno, quindi senza valori, senza ideali, diventa affarismo e talvolta anche malaffare. Quindi oggi, soprattutto per chi fa politica, per chi amministra, ecco, queste due condizioni, la competenza e la moralizzazione, quindi un impegno di valore, di ideali e di moralità, diventa essenziale. E per questo io vi ringrazio, e sicuramente avremo modo in futuro di portare anche questo messaggio così importante e così bello ai giovani per una maggiore diffusione. Grazie.